and the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Buonasera a tutti, grazie per la vostra numerosa presenza, un benvenuto anche a chi ci segue da casa su Telepadre Pio. Siamo nella chiesa matrice Santa Maria della Visitazione in Soveria Simeri, nell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace. E questa sera, insieme al parroco Don Giuseppe Biamonte, insieme al sindaco che saluto, insieme a Bruno Cavallo dell'associazione MP, a Paola Monferrato, al professore Giorgio Barone Adesi, monaco di Athos, del Monte Athos, e a Don Pino Silvestre, ecco, vicario della diocesi episcopale di Catanzaro Squillace, siamo qui per offrirvi quello che io ritengo un dono a questa comunità, Don Giuseppe, un dono che nasce da questo affetto, da questo amore verso Soveria Simeri, verso la gente di Soveria Simeri, una storia che diventa più che passato presente. E allora ecco, andiamo a presentare questo dono che tu hai fatto a Soveria Simeri. Ti ringrazio anche da persona che ha origini in questo nobile e straordinario luogo, su ecco, un'opera editoriale. Questo libro che stiamo vedendo, La fontana del villaggio Soveria Simeri, che in qualche modo ecco, racconta le persone, racconta la storia, racconta il culto, racconta anche quelle che sono le tradizioni di questo territorio. Per cui vorrei, oltre che ringraziarti, sapere da te, ecco, da dove nasce questa intuizione, soprattutto perché hai voluto donare al tuo popolo, ai tuoi parrocchiani, quest'opera e cosa contiene. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare anzitutto tutta la comunità che ha risposto in maniera sensibile a questo dono che il Signore ci consegna questa sera nel farci vedere le sue tracce. Saluto il signor sindaco Amedeo Mormile, che in questo viaggio di ricerca storica mi ha spronato e mi ha nello stesso tempo aperto le porte dell'archivio storico comunale, attraverso il quale, attraverso questa ricerca, ho potuto approfondire la vita, l'azione, la volontà di tanti sindaci che hanno costruito insieme con i parroci che si sono succeduti la civiltà dell'amore, la civiltà dell'umanità, la civiltà del transito di Dio. Saluto anche gli ospiti illustri di questa sera, Monsignor Pino Silvestri, il nostro vicario episcopale, e il professore Giorgio Barone Adesi, monaco bizantino che oggi oltretutto festeggia la memoria di San Bartolomeo da Simeri, che è confratello, diciamo, nel cammino storico, umano, divino, insieme al nostro patrono San Donato. La dottoressa Paola Monferrato, segretaria dell'Associazione Madre della Provvidenza, nonché il presidente, dottore Bruno Cavallo, dell'Associazione Madre della Provvidenza, che con tanta sensibilità hanno aiutato me, il signor sindaco, ad affrontare e consegnare questa opera letteraria attraverso anche il loro aiuto economico. Bene, vi dicevi, Domenico, come nasce questo libro? Nasce anzitutto dal desiderio forte e appassionato di consegnare alla comunità nella quale il Signore mi ha inviato attualmente come guida spirituale la storia, la memoria di uomini e donne che a vario titolo e in diverse circostanze hanno faticato, hanno lottato, pregato,
peccato e hanno sofferto per la rinascita e la crescita spirituale, economica, politica del paese. E in questo mi è servito tanto non solo l'accesso agli archivi storici del comune, ma anche all'archivio storico diocesano di Catanzaro, all'archivio di Stato, quindi voglio ringraziare tutti i collaboratori, i dipendenti di queste eccezionali istituzioni che ci danno la possibilità di attingere a queste fonti meravigliose attraverso le quali possiamo costruire la storia delle nostre civiltà, nonché anche ai registri storici della parrocchia che risalgono ai primi del Settecento. Ecco, ho voluto offrire questo dono, come tu dicevi, perché i giovani, soprattutto i giovani, possano costruire un futuro a modello di uomo. Io sono convinto che non si può costruire una società a modello d'uomo se non conosciamo il passato. Beh, allora ripercorriamo questa memoria che diventa speranza, uso sempre delle tue parole, ecco, facendoti proprio alzare e mostrare quelle che sono le pagine che troveranno i nostri amici qui, ma potranno vedere anche chi ci segue da casa nel libro. Il libro si chiama La Fontana del Villaggio perché è un'espressione molto cara a Giovanni Paolo XXIII, definiva così la parrocchia Giovanni XXIII, ma questo titolo nasce anche dal fatto che mi sono imbattuto nella ricerca in una problematica molto affannosa che un sindaco di allora, del 1795, dovette affrontare insieme al parroco Don Bruno Grande. Che era successo nel paese? Era successo che mancava l'acqua, un argomento molto delicato che già da allora si protraeva e che si cercava di risolvere in tutti i modi, con soluzioni pacifiche, con soluzioni anche univoche. E allora ecco che questo sindaco, molto lungimirante, anche con uno spirito fortemente cristiano, cercò di risolvere il problema, perché oltretutto questo problema che cosa procurava come conseguenza? Essendoci una sola fontana, allora molto spesso la popolazione veniva in lite, in risse. Immaginatevi voi nel periodo autunnale quando dovevano lavare le botti gli uomini, e allora non solo dovevano lavare le botti, ma si davano anche le botte per potersi avvicinare e accaparrare il posto migliore. Ma oltretutto, essendo anche un punto nevralgico e anche di incontro del paese, capitava che a ciascuna ora della giornata uomini e donne si ritrovavano nello stesso punto e in orari diversi della giornata per attingere acqua. E allora potevano nascere anche dissapori, potevano nascere anche delle calunnie, delle mormorazioni, dei disonori. Allora questo sindaco che cosa ebbe in mente di fare? Di tutelare l'aspetto materiale e l'aspetto spirituale, oltretutto, dei propri figli di soveria. Ecco che allora mi sono detto, perché non chiamarla la fontana del villaggio, con riferimento a questo uomo e questo sindaco che curava anche lo spirito dei propri figli, unitamente ai sacramenti che la Chiesa ci offre attraverso quella fontana che è il costato di Cristo e che espande attraverso i sacramenti. Questo è il parallelismo che ho voluto praticamente realizzare. Bene, nel primo capitolo del libro io affronto la genesi, come nasce Soveria Simeri. Nasce anzitutto come casale. Nel 1580 abbiamo Pietro Borgia, principe di Squillace e di Satriano, acquista questo terreno che faceva parte, insomma, del feudo di Simeri, la terra madre. E quindi Soveria Simeri seguirà dal 1580 tutte le sorti che investiranno la terra madre di Simeri, con tutti i feudatari che si succederanno da Pietro Borgia fino a Emanuele De Nobili, che sarà l'ultimo feudatario. Ora, e Soveria Simeri quindi nel 1580 era un agglomerato di abitanti, di pastori, di boscaioli, di fuggiaschi dal feudo di Simeri e di Sellia, dalla tirannia dei feudatari. Man mano che ovviamente cresceva questo nucleo abitativo, avevano necessità anche di trovare un luogo dove pregare. Andiamo un pochino però in ordine. Il lavoro prevalente nel primo nucleo abitativo consistente era l'attività del massaro. Ovviamente, che cosa si produceva a Soveria Simeri, oltre ai prodotti di olio, vino e anche prodotti di pastorizia?
ho scoperto che si produceva la liquirizia, e ancora oggi nella Laca, voi tutti sapete, cari figli di Soveria, che ancora ci sono arbusti di questo alimento e di questa sostanza. Ma oltretutto ho scoperto che c'era anche le neviere, cioè dei contenitori dove l'inverno si metteva la neve, raccolta anche dalle parti della Sila, per farne del ghiaccio, e l'estate così distribuiva il ghiaccio. Ora, anche, ovviamente anche l'aspetto urbanistico diciamo, ha avuto anche la sua incidenza nel paese, basti pensare al vecchio Calvario di Soveria Simeri, basti pensare alla vecchia piazza dove c'era anche il monumento dei caduti, e la piazza, proprio la piazza Lagora in greco, che è il luogo dell'incontro, il luogo anche dello scontro, il luogo delle relazioni, il luogo in dove si vive la vita pratica quotidiana. E allora in piazza che cosa si svolge a Soveria Simeri? I nostri famosi palloni di Santa Lucia, con il nostro venerato di venerata memoria Donato del Fabbro, che con questi palloni aerostatici ci fa riscoprire la bellezza della leggerezza, se la colleghiamo alla teologia della grazia, che Santa Lucia, innamorata di Dio, ci fa riscoprire ogni giorno e soprattutto nella sua memoria del 13 dicembre. E poi ecco l'antica vasca di Soveria, queste foto che ho tratto anche grazie alla collaborazione con il signor sindaco. Ecco il feudo, come si presenta oggi l'antico castello con la collegiata, dove fra poco anche vi dirò la bellezza anche del ritrovamento, della venuta anche delle reliquie di San Donato di Arezzo e anche le reliquie di San Bartolomeo professore. I Casata, abbiamo detto che la famiglia Aierbe, questa famiglia nobile che nel 1580 vende il casato di Soveria Simeri a Pietro Borgia. Da Pietro Borgia passiamo ai Ravaschieri, dai Ravaschieri passa alla famiglia De Fiore, dalla famiglia De Fiori ai Barretta, i Barretta poi vendono alla famiglia De Nobili, che è l'ultimo feudatario di Soveria Simeri, e addirittura la casa baronale a Soveria Simeri è dove abita Francesco Ionà e Tiziana Remorgida, qui proprio la casa dove c'è la posta, quella è il palazzo della baronale. E poi ecco arriviamo all'ultimo feudatario, la famiglia Barracco, che praticamente ricevette i crediti della famiglia Barretta, in quanto la famiglia De Nobili non riuscì a pagare tutti i crediti per l'acquisto del casato, del feudo di Simeri con i casati annessi. E arrivo, scorro molto veloce, con l'abolizione del feudalesimo abbiamo la nascita del comune dei nostri comuni, tra cui il comune di Soveria Simeri. Dalla ricerca effettuata nell'archivio scopro che i nostri registri, signor sindaco, partono dal 1805. E abbiamo tutti la carrellata dei sindici, che adesso non voglio assolutamente tediarvi, avete nel libro che avete preso con voi i vari sindaci che si sono succeduti dal 1718, proprio da quando sono riuscito a estrapolare proprio in maniera esatta la cronologia dei vari sindaci che si sono succeduti fino ai giorni nostri con il nostro sindaco Mario Amedeo Mormile. Come nasce la Chiesa? La nostra Chiesa nasce nel 1652, quel piccolo nucleo abitativo che si era formato di fuggiaschi e via dicendo sentono la necessità di avere un luogo di culto. Quindi nasce questa Chiesa con la visita del Vescovo Fabio Olivadisio, che viene a consacrare la nostra Chiesa. Addirittura quando il Vescovo Olivadisio fece il suo ingresso, vede la prima cappella in costruzione, la cappella di Sant'Antonio da Padova, e questi sono documenti che ufficializzano proprio in maniera chiara la nascita ufficiale della nostra parrocchia. Ora, insieme alla parrocchia abbiamo anche la rettoria, la Chiesa dell'Addolorata, dove c'era anche una confraternita, unitamente alla confraternita della Madonna della Visitazione. Le confraternite che ci aiutano, sono delle associazioni laiche che ci aiutano a crescere, a vivere meglio la storia dell'oggi nell'affiancamento nella fede con Cristo Gesù, figlio e compagno nostro, figlio di Dio e compagno di viaggio nostro. E anche abbiamo delle chiesette rurali nella zona Gambarella, la chiesetta di Santa Rita,
E abbiamo anche la prima campana del 1718 con degli stemmi che riproducono la Madonna del Carmelo e anche il trigramma di San Bernardino con le lettere Jesus Hominum Salvator. Questo è il primo documento storico del nostro archivio, un foglio a quattro facciate che risale al 1705. Questa, come potete vedere, anche la calligrafia aulica che i parroci utilizzavano nell'annotare nei registri parrocchiali, nei registri di battesimo, di matrimonio e anche di morte. Il primo parroco che fu rettore di questa chiesa è Don Mario Rizzo, originario di Soveria Simeri, ma voglio concentrarvi la vostra attenzione su due parroci che hanno vissuto in maniera davvero forte, cariche della provvidenza del Signore. La bella avventura dell'essere discepolo di Cristo. Mi soffermo su Sebastiano Ferraiolo e Don Bruno Grande, perché questi due parroci vissero il dramma del terremoto del 1783, un terremoto che distrusse mezza Calabria, rasa al suolo la nostra parrocchia, e allora questi due parroci in un certo senso videro la comunità sprovvista di un luogo sacro. Tre anni dopo il 1783 muore Sebastiano Ferraiolo, Bruno Grande eredita questo dramma di questa chiesa diroccata, tant'è vero che quando verrà il vescovo a fare visita nel nostro casale, dove accolse il sindaco, lo accolse in una baracca che era stata costruita appositamente alla chiesa congrega della Addolorata. Quindi siamo riusciti a scoprire che anche la chiesa della Addolorata è del 1783, cioè come data di distruzione, però non sappiamo che nel 1783 esisteva con certezza, però non sappiamo la data della sua edificazione, né tantomeno della istituzione della congrega presente in questa rettoria. Tant'è vero che questo parroco, insieme con il sindaco Gareri e poi Rosso, si diedero da fare, investendo diverse volte la cassa sacra per dare un contributo alla riedificazione della chiesa, cosa che avvenne poi nel 1791, e quindi la chiesa venne ricostruita con tutti gli annessi per le sacre liturgie. Andiamo ancora avanti, abbiamo parlato del terremoto del 1783, il fatto che il parroco viveva liturgicamente insieme alla comunità in questa baracca, e poi fino ad arrivare poi alla nascita del cimitero di Soveria Simeri. Come è nato il cimitero? Sapete che prima della riforma napoleonica le tombe erano scavate all'interno delle chiese, c'erano le botole, quindi i morti venivano calati attraverso delle cesti, proprio perché si desiderava che il corpo del defunto, anche da morto in un certo senso, fosse vicino a quella comunione con la Chiesa e in quella comunione anche dei santi nelle celebrazioni eucaristiche. E allora ecco che per motivi poi igienico-sanitari, con la riforma napoleonica, si dovettero tutti i comuni, tutte le città adeguarsi a questa legislazione di portare fuori extra territorio le sepolture, e quindi abbiamo ricostruito anche la nascita del cimitero Camposanto del nostro comune. Anche la Sala degli Angeli che abbiamo dedicato ai ragazzi trapassati, in realtà veniva chiamato il cimitorio, dove venivano seppelliti le persone, ahimè, che si suicidavano oppure che morivano per cause non naturali. Qui possiamo anche vedere anche delle foto che ritraggono anche le processioni ordinate che i parroci nei primi del Novecento solevano organizzare perfettamente bene a livello liturgico. Così anche nel libro si parla della nascita delle scuole, e per questo, per la nascita delle scuole a Soveria, dobbiamo dare il merito a Don Alberto Nepotismo, che oggi non è presente, che salutiamo, Don Antonio Varano, che ringrazio in sala, che ce lo saluta. Ci porta anche i saluti dei suoi familiari. E troverete anche i nomi degli insegnanti e anche delle suore che hanno
prestato il loro servizio pastorale nella nostra piccola comunità di Soveria Simeri. Sino che, ecco, arriviamo subito poi al nostro San Donato. San Donato d'Arezzo, il nostro patrono, le reliquie che vediamo anche in visione nella teca adornata e restaurata da poco, arrivano dal feudo di Simeri, dalla collegiata. Tant'è vero che a Simeri esisteva proprio una parrocchia dedicata a San Donato. E abbiamo anche i documenti molto importanti. Monsignor Ottavio da Pozzo, nel 1737, nella sua visita pastorale, cita per la prima volta queste reliquie, e poi le citerà nel 1744, quando il vescovo, sempre in questa visita successiva, troverà in costruzione proprio l'altare dedicato al nostro santo patrono. Ecco, cari fratelli e sorelle, qui questo è il documento che attesta l'esistenza di una parrocchia dedicata a San Donato. Ecco, e ritorniamo alla nostra immagine di copertina, che insomma ci sprona ancora oggi a vivere in maniera diversa e in diversi ruoli, a costruire quella civiltà dell'amore dove Dio si incarna attraverso le nostre opere. Grazie Don Giuseppe. Per la capacità intanto dimostrata, per l'amore messoci dentro, e soprattutto io penso a Amedeo Sindaco. Possiamo dire che oggi è nato un grattacielo a Soveria, un grattacielo di cultura, un grattacielo di sociale, un grattacielo di spiritualità. E vorrei che proprio il primo cittadino di questo territorio intervenisse ora per farci comprendere il valore di questo lavoro, un valore che non è un valore materiale, ma soprattutto anche l'insegnamento che si trae dalla storia, dove troviamo degli insegnamenti importanti. Ecco, quest'unità tra la Chiesa e l'istituzione civile è fondamentale, e soprattutto si traduce poi nel bene comune, che è quello che bisogna dare ai cittadini. Assolutamente, dici bene. Intanto buonasera a tutti, benvenuti ai nostri graditi ospiti, che ci onorate per la vostra presenza a discutere del grattacielo, come dicevi tu Domenico, che Don Giuseppe ci ha voluto donare, ci ha voluto regalare con questo lavoro immane, certosino, di cui tu prima nell'intervento immeritatamente mi affiancavi. Io in realtà sono stato testimone silente di questo tuo andirivieni dai nostri polverosi archivi comunali, dove ha avuto la capacità, la voglia, la determinazione, lui non soveritano ma assolutamente molto molto soveritano, nel volerci dare, nel voler costruire quella che è la nostra storia. Qualcosa, guardate, è un mattone fondamentale, perché poi, come giustamente si dice spesso, le cose si costruiscono dalle fondamenta. Noi queste fondamenta le conosciamo perché sono tramandate oralmente, perché se si ha la voglia di ascoltare i nostri anziani, tanti di questi racconti, come tu meritoriamente hai fatto, sei riuscito a recuperare. Ma poi questa è una nostra lacuna, una nostra indolenza forse, nel non aver mai saputo mettere nero su bianco, verba volant, scripta manent. Tu ci hai donato la nostra storia, ci hai ridato, ci hai rimesso in mano qualcosa che noi non eravamo riusciti finora a realizzare. Quindi tutta la ricostruzione dei sindaci, dei parroci, tutti gli eventi che hanno accompagnato una storia alla nostra che non è molto antica. Non è una storia importante se la raffrontiamo ai grandi criteri di giudizio che regolano un po' queste cose, ma per noi lo è tanto, e quello che tu hai saputo realizzare è qualcosa che ci rimarrà e che farà sì, credo io, che la nostra Soveria, a partire da questo dono ideale e pratico che tu ci hai dato, per il futuro saprà essere sicuramente migliore. Vedi, io ho scritto nel libro, che questo era nella prefazione di cui tu mi hai fatto nel saluto di cui tu mi hai fatto l'onore di inserire nel tuo manoscritto, ho detto che è una giornata eccezionale, ed è veramente una giornata eccezionale, perché poi questo tipo di valori camminano, come giustamente ricordava Domenico, come hai detto tu nel tuo intervento, su vari percorsi, perché ripercorrono, riscoprono quelle che sono le nostre tradizioni, quella che è la nostra cultura, la Chiesa che arriva ancora prima dello Stato. Il Comune nasce nel 1800, voi c'eravate già nel 1500, nel 1500 si realizza il primo insediamento di questa che è la nostra Chiesa dedicata a Santa Maria della Visitazione, che è rimasta immutata negli anni questa intitolazione.
Gli archivi parrocchiali che poi sappiamo bene che l'anagrafe nasce molto successivamente con i Borboni nel 1800. Tante storie, tanti fatti realmente accaduti, noi dove li recuperiamo? Li recuperiamo degli archivi ecclesiastici. Quindi una presenza che ha accompagnato anche quello che poi lo sviluppo, che è di Soveria, ma che è dell'intera Italia, di tutto il nostro territorio, l'Italia dei comuni. Tutti questi contenuti che tu hai saputo riscoprire, che tu hai messo nero su bianco, sono dei contenuti, sono dei valori che appartengono a tutti quanti noi. Ricordavi Don Alberto Nepotismo, tu ricordavi giustamente con quanto affetto ancora lo ricordiamo. Un giorno, e in questo frattempo ti auguriamo le migliori fortune, ti auguriamo di restare a lungo con noi, ma ti auguriamo anche che tu abbia tutte le migliori soddisfazioni della vita. Grazie veramente, Don Giuseppe. Grazie Sindaco, grazie perché è bello parlare in un luogo così impegnato di spiritualità, di valori. I saluti sì, vanno sicuramente anche oltre che a Don Antonio, che ha corretto, passami questo termine Don Giuseppe, anche parte del testo del libro, anche a Don Andrea Bruno, che ha guidato questa comunità per oltre 44 anni. Salutiamo anche il senatore Veraldi, tutte le persone che sono qui, che abbiamo voluto in un certo senso, come vedete, neanche mettere il tavolo. Vogliamo stare uniti, vogliamo abbattere qualunque forma di divisione, perché questo è un lavoro che ci porta ecco all'unità. È un lavoro che ha qualcosa di strano, lo dico perché quando ho messo mano, poi ci ho lasciato subito stare, ho detto ci sono delle cose strane, non c'è una casa editrice, c'è una tipografia che stampa questo libro, e non c'è Amedeo, un finanziatore locale, ce n'è uno di fuori. Allora quando accadono queste cose, per mia esperienza, poi magari mi sbaglio, vi chiedo scusa, ma la voglio condividere con voi, dico c'è la mano di Dio. Quindi ritengo che sia veramente un grande dono del Signore questo libro. E il Signore si serve di strumenti, ovviamente. Tra questi strumenti noi abbiamo qui Bruno Cavallo, presidente dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza di Torino, che ho avuto il piacere proprio qui, in questa chiesa, di conoscere l'anno scorso, e ho visto che è un'associazione che mette in pratica il Vangelo. Il Vangelo, più che essere letto, non me ne vogliano i sacerdoti, deve essere praticato, testimoniato. Allora sono stato testimone io delle attività che l'associazione porta avanti a Torino e in altri luoghi dell'Italia a servizio del prossimo, delle persone che hanno letteralmente fame, perché sono stato nelle mense che loro curano quotidianamente, non nelle feste o nelle occasioni, quindi ogni giorno per quelle persone che vivono nella povertà. Quindi questa carità dimostrata, questa carità che ti viene addosso appena entri in quei luoghi, una carità che viene data a quelle persone che hanno le difficoltà anche di pagare le bollette della luce, al malato che non ha la possibilità di recarsi in ospedale, all'anziano che non ha la possibilità di essere accompagnato in un luogo. Beh, l'Associazione Maria Madre della Provvidenza fa tutto questo e tanto altro, ma fa anche comunicazione, perché il bene va comunicato. Bruno, è questa vostra opera di sostenere con la produzione di questo libro sicuramente rispecchia questo voler comunicare il bene. Quindi grazie di cuore per questo sostegno, grazie anche per l'aiuto dato a Soveria, e vorremmo anche chiaramente le tue parole in qualità di presidente e anche per stimolare i nostri territori ad investire in quello che abbiamo, che è un grandissimo patrimonio. Vi freghiamo anche a Torino su tante cose. Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito, grazie a Don Giuseppe che io ho avuto la grazia di conoscere un anno fa, per cui la nostra storia è molto breve, grazie a Roberto Di Dio e Elisabetta che mi hanno invitato a passare qualche giorno di vacanza a Soveria Simeri, io non sapevo dove era questo paese e quindi ho scoperto veramente un sacerdote particolare. La cosa che ci ha spinto come associazione a sostenere le sue attività è proprio dovuta al fatto che oggi la Chiesa ha bisogno di sacerdoti che siano testimoni dell'amore di Gesù. Sovente si parla di tante cose, si fanno incontri, tavole rotonde, ma poi testimoniare la carità e l'amore è un'altra cosa.
E noi abbiamo visto come associazione in Don Giuseppe anzitutto un pastore che ha a cuore la sua parrocchia, ha a cuore i suoi parrocchiani e che vuole essere veramente un testimone di Dio in mezzo a questa comunità. Come diceva prima Domenico, io l'ho fondata 26 anni fa questa associazione dopo un'esperienza durante la guerra civile in Bosnia e da questa esperienza molto forte ho visto che tante persone hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un conforto in mezzo alle difficoltà e alle contrarietà. E come diceva già nel 1500 San Giovanni della Croce, un mistico contemporaneo di Santa Teresa d'Avila, diceva questo: alla sera della vita noi saremo giudicati solo sull'amore. Non saremo giudicati su quanto abbiamo in banca, su quanti alloggi abbiamo comperato, sulla carriera che abbiamo fatto, sul potere che abbiamo esercitato sugli altri, ma saremo giudicati sull'amore. E quindi la nostra associazione ha preso alla lettera questa cosa, assieme al brano di Matteo, la parabola del giudizio finale, in cui Gesù dice che quando verrà a giudicare il mondo ci dirà: ma io avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero forestiero, ero malato, ero in carcere e voi mi avete aiutato. E quindi, partendo da questa cosa, noi cerchiamo molto indegnamente di essere testimoni di carità. Grazie Bruno. Testimoni di carità e strumenti, ecco, per comunicare il bene. E di bene parliamo perché a Paola Monferrato questo libro è passato proprio quando è arrivato in tipografia ed è un qualcosa che per certi versi, correggimi se sbaglio, l'ha folgorata positivamente, perché dal titolo, dalla foto, dalla copertina, Paola in qualche modo da Torino è arrivata in Calabria prima ancora di arrivarci fisicamente, ci è arrivata col cuore, ci è arrivata con lo spirito. E vorrei, Paola, che la tua testimonianza servisse a chi magari non ha ancora questo libro, ma non perché ce ne può importare se si vende o non si vende, però ecco, è importante far capire che è uno strumento. Allora vorrei che tu, ecco, ci riportassi le sensazioni che tu hai vissuto e soprattutto questa testimonianza che ti ha fatto venire la voglia di venire qui a visitare Soveria. Ci sei e come stai vivendo questo momento? Intanto ti ringrazio e ringrazio tutti voi della vostra presenza. Ho avuto l'occasione di per la prima volta avere l'esperienza di venire a trovare un posto, un luogo che ho amato attraverso un libro senza averlo mai visto prima. Io non conoscevo la Calabria, è la prima volta che vengo in Calabria. Dopo questo incontro, che è stato un incontro fatto sui fogli, altri momenti di emozione, perché mi sono accorta che quello che lui raccontava e quella foto che avete visto del Massaro era molto simile, se non identica, a quella che mio papà aveva messo all'interno della sua biografia, che mio papà è di origine contadina a 30 km da Torino, e quindi mi sono ritrovata a casa, ancora di più quando ho scoperto che qua è passata una donna Gonzaga e mia mamma è di Gonzaga. Quindi tutti questi elementi, curiosità, piccole cose, no, hanno fatto sì che io mi infilassi dentro al racconto. Cosa succede? Che la fontana del villaggio appare, a parte in copertina, si affaccia nel libro nelle prime pagine. Quindi io mi sono immaginata i vostri antenati che camminavano per questo paese e arrivavano fino a questa fontana, no? E c'erano relazioni, scambi, litigi, amori, no? Ho scoperto un'altra cosa. Allora, la tipografia per cui lavoro non è a Torino, ma è a Pinerolo. Noi siamo ai piedi del Monviso, dove nasce il Po. E lì, allora lì c'è stato un altro momento di stupore, scopro che abbiamo lo stesso patrono.
Pinerolo ha come patrono San Donato, e di nuovo un attimo di meraviglia, perché dico vabbè, allora non è un caso, no, tutta questa cosa. Poi c'è stato un momento in cui, questo è capitato però solo ieri, ho sfogliato e mi sono resa conto che la parola che abbiamo ricevuto ieri, perché ieri era domenica, che abbiamo ricevuto ieri, non era assolutamente casuale, perché ieri si parlava del fuoco che Dio ci manda, e il paragrafo della Fontana del Villaggio ha come, il capitolo della Fontana del Villaggio ha come primo paragrafo Santa Cenere. La Santa Cenere è il frutto del fuoco, e cosa fa? Disinfetta. Quindi all'interno di questo capitolo voi avrete la sintesi di quello che è il messaggio di questi giorni, perché abbiamo il potere, no, di disinfettare, dato dalla cenere, la forza del fuoco, e la purificazione data dall'acqua, grazie alla fontana di cui abbiamo parlato. E un'ultima cosa è capitata oggi, perché mentre venivo qui ho aperto l'ultima pagina e mi sono accorta che la parola del 13 agosto 2016, quando sono arrivate le reliquie, dico bene, era esattamente la stessa. Quindi esattamente la stessa il 13 agosto del 2016. Chiudo perché credo di aver superato il tempo. Comunque chiudo dicendo che quello che io ho imparato da questo libro è che noi siamo chiamati a essere là esattamente come lui ci vuole. Quindi, come punto, per me ormai il punto significa questo: essere nel posto e come Dio ci vuole. Grazie. Grazie Paola. E al professor Giorgio Barone Adesi vorrei, ecco, chiedere un aiuto, quell'aiuto che deve spronarci a valutare, a rivalutare i nostri territori. Lei ha fatto tante ricerche nel mondo, in Germania, negli Stati Uniti, a Mosca, sul Monte Athos, in Inghilterra. Tante volte, ecco, siamo concentrati ad andare a trovare, a studiare le grandi cose fuori e non ci accorgiamo che ce le abbiamo qui. E mi riferisco alla presenza di San Bartolomeo, ecco, da Simeri, in questo territorio, a questa realtà che oggi stiamo vivendo, professore, attraverso il più antico strumento di comunicazione, il libro. Allora vorrei che lei proprio, ecco, ci guidasse e ci aiutasse dall'alto della sua esperienza a comprendere quanto è importante rivalutare i nostri territori, non me ne vogliano le istituzioni civili, prima ancora che sull'ambiente, sulla natura, sull'architettura, eccetera, su quello che è un patrimonio inestimabile che abbiamo, che è quello della spiritualità. Grazie. Per noi Simeri è sempre nota per essere il luogo natale di San Bartolomeo, il quale è stato veramente un personaggio straordinario. Chi apre la vita di San Bartolomeo di Simeri inizia a leggere che è nato in un paesino che non è importante, non è una città importante. E vedete come, ma che, se si legge bene già quel prologo, ti fa capire perché al centro della creazione c'è l'uomo. Ha appreso anche qui per soveria, grazie a questo bellissimo libro, e non è il caso per me di parlare, la meraviglia di comprendendo quanto sia complicato, soprattutto tenendo presente in genere gli stati dei nostri archivi e gli studi in argomento. Quindi direi che Don Giuseppe, prima di vederlo, l'ho visto certosino, tra virgolette, attraverso proprio. E però che cosa succede? Che lì abbiamo la narrazione di quelli che sono stati i capi, i feudatari, le famiglie, ma tutto questo certamente ha segnato questo territorio, ma non in profondità. L'aspetto più profondo è quello che è portato attraverso i secoli, attraverso, direi, il DNA che è spirituale, che è dato da
la bellezza della natura qui intorno, tra in tutto il territorio di Simeri e Casali, che porta alla meditazione, alla preghiera, come le grotte dove oggi siamo andati per la prima volta con fratelli ortodossi, dei quali alcuni abitano adesso in Calabria e quindi ritornano e scoprono che cosa? Queste radici comuni che sono così nascoste forse agli occhi di tanti, ma che man mano che si scoprono non ci saziano, ci fanno capire qual è la vera ricchezza. E allora la ricchezza di questo territorio, vi stavo dicendo, di quello quindi e di questo santo, ci ha portato a venerare questo luogo da lontano, quasi senza la necessità fisica, senza neppure porgerci la domanda: ma perché non ci andiamo una volta a vedere? Forse abbiamo visto in Calabria troppe distruzioni e prima di andare a vedere nuove delusioni forse ci siamo frenati. Io ricordo qualche volta chiedevo: ma Simeri che c'è? E mi dicevano, e però non avevo il coraggio di arrivare. E dal Piemonte è venuto a me l'invito, a me calabrese e che abito in un monastero che venera San Bartolomeo, di venire a Simeri. Ma non potevo dire di no, perché il giorno era il giorno della nascita di San Bartolomeo. Mi sentivo quasi San Bartolomeo, sapete come sono i monaci, che dice: neppure il giorno della mia nascita mi viene a onorare nel mio paese. E quindi l'ho detto ai fratelli e siamo venuti. E la nostra gioia e commozione è stata grande. E direi che dopo avere questo pellegrinaggio, ancora di più apprezzo il libro che è stato scritto e lo sforzo ascetico del parroco, perché non è soltanto un libro che indica e che dà prova dell'acribia, dell'attenzione, della perfezione, della ricerca, della quasi, per chi non è addetto ai lavori, si direbbe quasi pignolo nell'elencare, nel fare, ma tutto questo rivela grande amore vero, cioè l'amore spirituale del Padre. Il Padre, un parroco, un uomo di Dio, non è nato dove è nato lì dove la provvidenza l'ha messo. E quindi avete questo cittadino che, come è stato detto prima, vi amerà sempre e già vi ha dato, pur essendo così giovane, la prova, il frutto. Io penso che tutto questo ci dà la possibilità veramente di ringraziare Dio e di rallegrarci di essere qui nella città di San Bartolomeo. Grazie. E grazie a lei per questa presenza e questa testimonianza. Ci avviamo alle conclusioni, come da programma, però io vorrei sentire la dottoressa Anna Melania Corrado, una cittadina doc, una persona, un'operatrice della cultura, alla quale, ecco, vorrei chiedere un po' come vive la nascita di questo libro e soprattutto, ecco, invogliarci a fare quello che lei già fa, usare la cultura come riscatto di questi territori. Buonasera a tutti, rivolgo un doveroso saluto alle personalità civili e religiose presenti a questo tavolo. Mi corre l'obbligo di ricordare che ormai da 5 anni Don Giuseppe è parroco di Soveria Simeri, dopo 40 anni di presenza del caro Don Andrea Bruno, di cui ancora si conserva memoria e riconoscenza viva in tutto il paese. Nel novembre del 2014, esattamente l'8 del mese, Don Giuseppe fa il suo ingresso in incognito nella chiesa di Santa Maria della Visitazione e, seduto su uno degli ultimi banchi, apprende da una signora anziana che il santo patrono del paese è San Donato di Arezzo. Quali fossero i suoi sentimenti nell'apprendere questa notizia lo potrete scoprire
abbandonandovi ed entrando nella lettura del libro, che certo è che venne avvertito quasi come un segno di predestinazione divina per la prima parrocchia a lui affidata, dopo essere stato ordinato sacerdote pochi mesi prima dal vescovo. L'arrivo di questo giovane sacerdote è avvenuto nel momento giusto, quando si avvertiva forte l'esigenza di rinnovamento, di traghettare la forte comunità religiosa soveritana verso i tempi moderni. Sono proprio i giovani che, insieme a Don Giuseppe, a cui va tutta la nostra riconoscenza, come è stato detto, per questo dono prezioso che ha fatto a Soveria Simeri e alle future generazioni in particolare, e alle tante guide sociali e civili presenti qui a Soveria, nella persona del sindaco e di tutta l'amministrazione, che hanno il desiderio di spendersi per il proprio paese tanti momenti di crescita, di confronto, che rendono Soveria una comunità sempre più viva, animata dalla passione e dall'amore per il proprio passato e dal desiderio di costruire insieme un futuro migliore. Buonasera. Grazie. E vorrei Pino Ionà, delegato alla cultura del comune di Soveria Simeri, allora, a cui spero, ecco, mi arrivi la risposta. Sì, allora io sarò brevissimo intanto. No, quindi... Pino, a me interessa che tu, ecco, il sindaco ha fatto chiaramente un'apertura personale, l'ho apprezzata molto, politica, molto precisa, a livello tecnico, ecco, come delegato, okay, cosa diventa questo strumento? Allora, intanto buonasera a tutti. Dunque, a distanza di poche settimane esatte da quelli che sono stati altri eventi di carattere culturale nella nostra comunità, ci ritroviamo appunto per un altro evento dai contenuti ricchi ed interessanti sotto ogni profilo. Beh, naturalmente, ovviamente sotto il profilo storico in modo particolare. Storia, come già noto, della nostra comunità. Quindi un'analisi storica che analizza quelli che sono i vari passaggi storici che hanno caratterizzato l'evoluzione della nostra comunità. Quindi, essendo un'analisi storica, è logico che si passa su eventi, personaggi, usi, costumi, stili di vita addirittura. Infatti quello che mi ha colpito a primo impatto, ecco, di questo libro è il modo dettagliato, il modo accurato con il quale vengono descritte certe situazioni, certi eventi. Ma soprattutto, visto che siamo in tema di cortesia, mi sentirei di esprimere tanta gratitudine nei confronti di Don Giuseppe, se non altro perché un umile sacerdote arrivato quasi in punta di piedi nella nostra comunità la mattina dell'8 novembre 2014 stasera ci sta consegnando in maniera ufficiale un mezzo, uno strumento in grado di conoscere meglio quella che è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra identità culturale. Davvero grazie Don Giuseppe, questo è un regalo assai gradito, anche perché ne sono convintissimo costituirà oggetto di studio anche per le generazioni a venire. E poi volevo complimentarmi con Don Giuseppe perché, se ci riflettiamo un attimo, contiene un elevato senso civico questo libro. È l'articolo numero 9 della Costituzione italiana, cioè quello che promuove tutte le tipologie di attività culturali. Io sarò stato breve, conciso, però credo di essere stato esaustivo, quindi sulle basi dell'articolo 9 della Costituzione italiana concludo il mio intervento. Sei stato, grazie, preziosissimo e come al solito bravissimo. Grazie Pino, grazie di cuore. Ci avviciniamo alle conclusioni, lo vedo Don Andrea. Venga, Don Andrea Bruno, perché vogliamo chiedere anche a lui, dopo aver abitato, ecco, per 44 anni in questa comunità, come vive questo libro? Come lo definisce? Beh, insomma, certamente è un servizio che fa molto onore a questa nostra comunità di Soveria Simeri. Però prima di dire questo, io voglio salutare, dare il benvenuto a tutti questi amici, in modo particolare al nostro vicario episcopale, Don Giuseppe Silvestre, che ci onora in rappresentanza del vescovo impedito di venire per motivi pastorali. Ringrazio anche gli ospiti qui di onore. Io ringrazio, mi congratulo, mi complimento con Don Giuseppe per questo lavoro specifico affrontato sulle origini della comunità di Soveria Simeri
e di questo territorio. Un lavoro senz'altro è apprezzabile, una ricerca approfondita, laboriosa, meritevole e interessante pure, molto interessante. Il libro, come avete potuto notare, chi ce l'ha sotto gli occhi, è arricchito di molti documenti in fotocopia. Peccato che alcuni sono illeggibili. Né sarebbe potuta essere possibile una traduzione letterale. Non sarebbe stata possibile per nessun motivo, perché non si leggono. Però Don Giuseppe avrebbe potuto mettere a fianco o in calce di questi documenti una breve didascalia a senso esplicativa. Queste sono le annotazioni che dobbiamo tenere conto per la seconda edizione. Allora. Per la seconda edizione. Grazie mille. Va bene. Grazie, grazie Don Bruno. Grazie. E affidiamo le conclusioni di questo incontro a Don Pino Silvestre, anche chiaramente nella sua veste di docente, di persona che certamente ha contribuito anche alla formazione di Don Giuseppe, oltre che di rappresentante del Vescovo di Sua Eccellenza, le conclusioni, e a lui diciamo, ecco, cosa portare nel cuore da questa giornata. Voglio portare un saluto molto affettuoso da parte dell'Arcivescovo a tutti i relatori, a tutti voi qui presenti, e a Don Giuseppe un grazie particolare per questa sua opera, con cui ha reso un servizio molto proficuo e fecondo alla nostra comunità diocesana. Innanzitutto vorrei dire che il libro di Don Giuseppe ha un alto spessore scientifico, perché lui, nello scrivere le notizie, le apprende dalle fonti autentiche e attendibili, con una ricerca minuziosa, quali sono le visite pastorali dei vescovi, poi le relazioni ad limina degli stessi vescovi, l'archivio di Stato, l'archivio del Comune di Soveria e diversi autori citati nella bibliografia a cui ha fatto cenno il carissimo Don Andrea Bruno. Il libro non è una storia religiosa di Soveria, come potremmo pensare, no? Ma Don Giuseppe si serve della prospettiva religiosa per aprire una finestra sul contesto antropologico, sociale, storico di Soveria nel corso dei secoli. Il libro è la fotografia della civiltà contadina, non solo di Soveria ma di tutta la Calabria. Abbiamo visto anche che gli amici del Piemonte si ritrovano anche sotto certi aspetti in questo contesto. È una storia travagliata, quella di Soveria e del suo feudo nel tempo, dalle tracce magno-greche a quelle medievali, bizantine, a quelle degli svevi, dei normanni, degli aragonesi, degli spagnoli, dei francesi, dell'epoca napoleonica e dei borboni. Emerge però nel sottofondo l'identità di un popolo laborioso che con sacrificio si è conquistato i valori umani, religiosi e anche democratici. Un popolo profondamente religioso alla ricerca di una relazione autentica con il sacro, che incide nella vita e la cambia. Non è un approccio superficiale al sacro, ma profondo, che va al di là delle manifestazioni folcloristiche. Un popolo guidato da pastori saggi che
che hanno lasciato tracce nel cuore degli uomini e delle donne di questi secoli che sono analizzati qua nel volume. E hanno lasciato le tracce poi nelle strutture, nella Chiesa, nelle congreghe, nelle istituzioni. Nella descrizione del contesto della vita civile, mentre emerge la piaga e la ferita endemica del nostro Sud, si eleva più alta e significativa l'aspirazione e la lotta per i valori della libertà, della democrazia e per la promozione del bene comune. Il sindaco accennava a questo pure all'inizio. Io ho trovato proprio questo aspetto molto evidenziato. Il libro mette alla luce, mette luce sul processo per stregoneria di Cecilia Faragò, dimostrando l'infondatezza dei pregiudizi, come risulta dal processo e dalla difesa tenace dell'avvocato Raffaelli. La parrocchia, lo diceva anche il sindaco all'inizio, ha reso un servizio alla comunità, perché quando non c'era l'anagrafe è dai registri parrocchiali che si attingono tutte le notizie. Ma con questo servizio la parrocchia, lo diceva pure Don Giuseppe, non ha fatto altro con i suoi pastori che storicizzare la storia della salvezza, cioè evidenziare la presenza di questo Dio che passa nella storia per salvare gli uomini e le donne di tutti i tempi. E poi questo spiraglio aperto sulla realtà del territorio ci offre uno spaccato completo sulla famiglia, sui costumi morali, sulle tradizioni, sulle condizioni sociali, sui mezzi di produzione, sul lavoro, sulle risorse e sulle diverse classi sociali, i feudatari, i baroni, i massari, i contadini, i pastori, gli artigiani. Leggendo il libro ci si innamora sempre più di Soveria, dei suoi luoghi, del volto dei suoi abitanti, perché il libro parla di ciascuno di noi. Quando lo leggete vi renderete conto. Allora, qual è il messaggio che ci dà Don Giuseppe per concludere? Io credo che Don Giuseppe ci dia un messaggio molto forte questa sera. Cioè, questo fare memoria del passato significa attingere gli elementi nella memoria del passato per leggere il presente e progettare il futuro, proteso alla promozione dei valori umani e del bene comune. Signor Sindaco, grazie. Grazie, grazie Don Pino per queste sagge, vere e amorevoli considerazioni. Don Giuseppe, io prima ho preso il telefonino non perché volevo mancare di rispetto a voi, ma perché è arrivato un messaggio di Emanuela Bianchi, la quale ti ringrazia per il lavoro che hai fatto, la sceneggiatrice che si è già occupata di Cecilia Faragò, e si scusa con tutti voi per non essere qui perché un impegno lavorativo non gli ha permesso di arrivare a Soveria. Però ti ringrazia perché hai messo ancora in più del valore a quello che lei stava facendo. E spero che Soveria, da qui a breve, possa anche attraverso questa storia di riscatto, perché tale è, ecco, imprimere ancora di più la sua presenza in Calabria, in Italia e nel mondo. Grazie a tutti voi di cuore, grazie a Dio che ci consente di vivere queste giornate, questi momenti di comunicazione. Grazie Don Giuseppe per questo tuo dono. And the bass keeps running, running, and running.
running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Or inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started. Questa è la storia di un padre che un giorno fece un dono alla propria figlia, le raccontò una storia. Una notte una stella luminosa apparve in cielo e indicò la strada a tre re magi. Con a fianco 12 apostoli, l'uomo le donò il racconto della vita di Gesù, così che per sempre lei potesse custodirlo nel suo cuore. Amen. Gioielli per la vita.